Ragazze, oggi vi faccio un tutorial per realizzare dei simpatici segnaposti per Natale. Inizio subito dall'occorrente, quindi vi servirà un vasetto di terracotta, del fiumo rosso, del fiumo verde e del fiumo bianco. Io ho preso gli set con i brillantini, quindi vi dico i numeri. Il bianco è lo 052, il verde è il 53. E il rosso è il 26. Dopodiché vi serviranno dei pigmenti o oro o argento, come preferite, e poi io andrò a utilizzare degli stampini di due diverse dimensioni a forma di gocciolina. Questi qua. E adesso inizio con il tutorial. Allora, vado a creare due palline di fiumo verde, una più grossa e una leggermente più piccola, che equivalgono più o meno a due strisce e mezzo, sì, due strisce e mezzo del panetto, e l'altra equivale più o meno a una striscia e mezzo. La più grande la vado a mettere nel mio vasetto e vado a schiacciare per bene. Ok, e vado a togliere la parte in eccesso con la lama. In questo modo. E poi vado a tirar bene per bene, vado a tirar per bene il mio fimo. E lo schiaccio. Tirandolo verso i bordi del vasetto. Ok, questa sarà la mia base. Dopodiché il fiumo che è avanzato lo unisco alla prima pallina e ne vado a fare una sfoglia. Allora, dopo aver creato la mia sfoglia, con i miei due stampini a forma di goccia vado a tagliare, quindi in diverse dimensioni, più grande e più piccola, quelle che saranno poi le foglie per la mia stella di Natale. Per tirare fuori la pasta dal mio stampino mi vado ad aiutare con uno di quei pennelli di silicone per la pittura d'olio, di modo tale che la mia forma non sia deformata. Dopodiché vado a modellare la mia foglionina con le mani. Tiro leggermente la punta. Dopodiché vado a prendere la mia lametta e vado a creare i solchi della foglia. In questo modo, se non sono a distanze regolari, non importa perché tanto le foglie non sono mai precise, precise. Una volta fatto ciò, vado a girare leggermente la punta dal lato opposto della fine della foglia. Vado a girarla in questo modo. E continuo questo passaggio per tutte le mie foglioline che poi andranno attaccate sul vasetto. Ok, ragazze, mi sono appena accorta che non ho registrato la spiegazione, quindi ve la spiego in modo veloce, anche se mi spiace non farvelo vedere. Quindi sono andata ad attaccare le mie foglie, come vedete, tutto intorno alla circonferenza del mio vasetto. Ho incominciato dalle foglie più grandi. E sono andata ad attaccarle alla base del mio fimo aiutandomi con il pennello in silicone e andando ad incollare solo la fine della foglia. Vi faccio vedere. Praticamente con il pennello, immaginate questa sia la mia foglia, sono andata a, tra virgolette, sfumare in questo modo verso la base la fine della foglia e l'ho fatto solo ed esclusivamente sulla base. Tra una foglia e l'altra non l'ho fatto di modo tale da lasciare questo effetto più naturale. Dopodiché sono andata a prendere le mie foglioline più piccole e sono andata a metterle lì dove secondo me c'erano degli spazi un po' più vuoti.
Dopodiché sono andata a prendere una pallina di fimo rosso, che equivale più o meno a una striscia del panetto. Sono andata ad incollarla al centro del mio vasetto e sempre con il mio pennello in silicone sono andata a far scendere i bordi della mia pallina verso il basso, in modo tale che mi si incolli per bene. Perché ho fatto ciò? Ci sono due motivi. Uno, per dare quella forma tondeggiante tipica della stella di Natale. Due, perché andando a creare poi i fiori, se tra un fiore e l'altro dovrebbero crearsi degli spazi vuoti, l'effetto, tra virgolette, buco sarà meno evidente appunto perché sarò andata a mettere questa pallina rossa. Adesso vado a prendere un'altra pallina di fimo rosso, che equivale più o meno a due strisce del panetto. Vado a farne una sfoglia e vado a fare gli stessi identici passaggi che ho fatto per le mie foglioline, quindi vado a ricreare, a rimodellare le foglie che poi mi serviranno per quindi creare il mio fiore. Andremo in seguito ad utilizzare anche il fimo bianco, quindi mi raccomando, non scordatevi di lavare. Allora, una volta andata a creare la mia sfoglia, vado a creare quelli che saranno poi i miei petali. Immagino che Stella di Natale, il nome Stella di Natale, derivi dal fatto che il fiore sia composto da 5 grossi petali che hanno la stessa identica forma delle foglie. Quindi devo andare a creare un fiore centrale e vado a farlo con lo stampino più grande. Quindi vado a tagliare 5 goccioline che poi andrò a modellare a forma di petalo, ovviamente. Mi raccomando, abbiate l'accortezza, visto che usiamo lo stesso stampino che abbiamo usato per creare le foglie, di andarlo a pulire, perché altrimenti avrete dei residui di fimo verde che andranno a sporcarvi il fimo rosso. Quindi, stavolta vado sempre ad allungare un pochino la mia punta, ma non andrò a girare la mia foglia come ho fatto per il fimo verde, ma farò un altro passaggio. Quindi vado sempre a fare i solchi con la mia lametta, come se andassi a creare una foglia. Quindi uno centrale e poi i solchi laterali. Dopodiché vado a pizzicare, a fare in modo che, a pizzicare la punta e a fare in modo che i lati mi rientrino un pochino verso il centro. Allora, visto che non ci riesco, mi vado ad aiutare con la lama. Quindi rimetto la lama dove ho fatto il primo solco e vado a pizzicare in questo modo. E vado a tirarla in seguito verso il basso. Insomma, cerco di modellarla di modo tale da darle la forma del petalo. Allora, vi chiedo un attimino di pazienza perché a questo progetto l'ho immaginato, ma non l'ho mai fatto prima, quindi è una diretta che sto facendo con voi. Quindi vado a creare tutti i miei petali e ci vediamo dopo. Ok, ho finito di modellare tutti i miei petali, ora vado a creare i pistilli. Quindi vado a prendere il bianco e vado a mischiarlo con un po' di verde, quindi una parte molto più piccola rispetto al bianco, perché i pistilli del fiore non sono bianchi, ma sono di un verde molto pallido. Quindi vado a scaldare il mio bianco e vado a mischiarlo con un pochino di verde. Dopodiché andrò a farne delle palline molto piccole che mi serviranno appunto per ricreare i miei pistilli. Adesso taglio il video perché sennò la parte di mescolamento dei colori diventa molto lunga.